Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il programma è realizzato dalla testata giornalistica italiana Videonews ed è scritto da Barbara D'Urso, Ivan Roncalli e Giuseppe Rolleri. La regia è stata affidata a Paolo Riccadonna dal 2009 al 2015, a Giovanni Barbaro dal 2015, mentre nel 2020 a Massimo Fusi. Le musiche sono state affidate nel 2008 a Mauro Tondini e dal 2009 a Fabrizio Castagna. La scenografia è stata affidata a Roberto Bassanini, mentre la fotografia è stata affidata a Sandro Cosenza. La produzione è affidata a Nazarena Intino, mentre quella esecutiva è stata ad Andrea Cavalli e a Fabrizio Spazzini. Nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, uno degli ospiti in studio ha deciso di raccontarsi e aprirsi con Barbara D'Urso. Infatti, Francesco Mango, il marito di Viola Valentino, ha raccontato alla conduttrice di essere bisessuale. L'uomo ha infatti detto: «Grazie a te sto ritrovando un po' di dignità, e sto facendo un bel lavoro. Devo lanciare un piccolo sassolino. Voglio lanciare questo sassolino che ho nel cuore. Io frequentavo le discoteche, e vivevo a Roma, e ho preso una cantonata per Vladimir Luxuria a livello platonico. Non l'avevo mai conosciuta e avevo presto questa cotta. Da lì avevo capito che sono bisessuale platonico. Perché poi quando l'ho raccontato a mia madre, tac, automaticamente fuori casa subito. Mi hanno detto un bel godie». Infatti, la madre non ha preso bene quello che ha raccontato Francesco. Barbara D'Urso era sconvolta da questa cosa. Francesco Mango ha poi proseguito con il suo racconto, ringraziando Barbara D'Urso e il suo modo di essere accogliente. Ha infatti detto: «Queste dicerie per anni hanno fatto male. Alla fine, come dicono mia moglie e il mio migliore amico, mi sono levato il sassolino e sto meglio. So che dire che sono bisessuale non è scioccante. Tu sei una persona che è riuscita a tirarmi fuori tutto. Però questa volta non mi abbandonate perché è brutto restare soli. Mia moglie Viola sa che sono bisessuale». Infine, l'uomo ha raccontato di non aver mai tradito Viola e ha aggiunto: «Questa confessione ha senso per me, e ora starò un'altra settimana a letto. So che non è una malattia essere bisessuale. Non è che ora sono innamorato di Vladi. È una cosa successa anni fa. Ora dico che potrei innamorarmi di chiunque. Sono rimasto solo fuori da qui. Questa mia cosa non l'ho mai detta, se non a mia madre e a mia moglie. La gente è cattiva. Mi scrivono delle cose brutte. Sono anche bipolare, ma sono cose separate, questa è la bisessualità. Ma quando esco di qui rimango solo fidatevi.